È l'unica Renault pre-Renaulution ancora a tenere il passo con le ultime nate della Losange. Parliamo della Captur che oggi proviamo nell'allestimento più interessante secondo il mio punto di vista, ovvero la Full Hybrid. Ma prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale di YouTube e azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Oggi la protagonista è lei, nuova Renault Captur Full Hybrid. Il design è sempre stato uno dei punti di forza della nuova Renault Captur. Come vedete, nell'edizione 2023 viene arricchita da dettagli color bronzo. In questa colorazione poi diventa ancora più interessante. Mi piacciono molto ad esempio i cerchi in lega da 18 pollici che sono bruniti con trattamento spazzolato. Altri dettagli che la rendono esclusiva sono le numerose finiture in color nero lucido. Va detto che la Captur sarà oggetto di un restyling nel corso del 2024 ed il modello aggiornato sarà nelle concessionarie a partire da dopo l'estate. Dunque è adesso il momento giusto per andare in concessionaria e scoprire tutte le offerte in stock, a partire dal raddoppio degli incentivi. Ma torniamo alla nostra Engineered. Nel nostro esemplare i fari sono full LED di serie e, come dicevo, il Total Black in tinta Blue Iron non la fanno certo passare inosservata. Le dimensioni restano il punto di forza per il traffico cittadino, ma con un'altezza da terra che le consente di muoversi con agilità anche dove il fondo è irregolare, come si addice ovviamente a una Sport Utility. Ed in più la seduta rialzata permette di avere un'ottima visuale. Dunque 423 cm di lunghezza, 158 cm in altezza, 180 cm in larghezza ed il passo di 264 cm. La massa è di 1639 kg. Molto bene il padiglione classico che garantisce una buona luminosità grazie alla terza luce, nonostante le tinte scure dei rivestimenti. Molto sportivo lo spoiler sul tetto, mentre la vista posteriore si arricchisce di dettagli in contrasto sul paraurti, come ad esempio il doppio scarico, che anche se finto è molto bello nello stile. I gruppi ottici sono i consueti full LED a forma C ed anche qui il logo e lo script sono neri. Il baule con apertura manuale consente di accedere ad una bocca di accesso regolare ed un piano a livello, con una soglia non molto alta. C'è un capiente doppio fondo, ma nel nostro esemplare abbiamo il ruotino di scorta. Apprezzabili le finiture in moquette, i ganci e i punti luce. La capacità parte da 440 litri e può raggiungere i 1779 abbattendo gli schienali suddivisi in 40 e 60. Molto bene l'abitabilità posteriore con tre comodi posti e spazio per i piedi per chi siede al centro, grazie al pavimento quasi piatto. Ci sono due bocchette dell'aria, cosa molto rara su una SUV, due prese USB e una 12 volt. Le tasche a rete nel retro dei sedili e nei pannelli porta completano un ambiente molto versatile e adatto ai lunghi viaggi. Il posto guida, fatta eccezione per i rivestimenti e alcuni dettagli, resta quello di sempre, molto apprezzabile per comodità ed ergonomia. Ma partiamo dalle sedute, molto avvolgenti e con numerose regolazioni, sia per il guidatore che per il passeggero. I rivestimenti sono in panno tecnico di buona qualità con ecopelle ed impuntura vista. Della plancia si apprezza il disegno, che nonostante gli anni resta tra i migliori della categoria. Qui molte plastiche sono rigide, ma gli assemblaggi sono curati. Inoltre, la fascia centrale è rivestita in materiale morbido, con trama similcarbonio. Molto belle anche le modanature in piano black. Il tunnel sospeso è rivestito in ecopelle con impunture e qui troviamo il joystick del cambio automatico in pelle e alluminio, dall'impugnatura particolarmente riuscita. C'è una piastra in induzione per ricaricare lo smartphone e due prese USB e una 12 volt. Nella parte inferiore trovano spazio due pozzetti e il freno di stazionamento elettrico. Bene anche il bracciolo dove è stato ricavato un ulteriore vano. Il quadro strumenti è totalmente digitale da 10 pollici ed è altamente configurabile, ricco di informazioni. Mentre lo schermo verticale dell'infotainment è di 9,3 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. In più il multisense è ricco di una grafica intuitiva ed accattivante. Molto bene anche la visualizzazione degli ADAS, dei flussi, le statistiche e molto altro. Peccato che nel nostro esemplare ci sia solo la retrocamera e non altre inquadrature, ma la definizione è molto alta. La
La Renault Captur è sicuramente una delle segmento B SUV più interessanti sul mercato, non solo per le dimensioni che la rendono estremamente agile nel traffico cittadino, ma in particolare questa versione con il motore full hybrid si è rivelata estremamente capace di fare molti chilometri in piena comodità. Ma andiamo per gradi scoprendo cosa abbiamo a disposizione sotto il cofano, una tecnologia che in alcuni casi deriva direttamente dalla Formula 1. Dunque una full hybrid che utilizza come base il propulsore a 4 cilindri benzina aspirato da 1,6 litri che da solo eroga 100 cavalli. A questo si aggiungono due powertrain elettrici che sommandosi all'endotermico porta la potenza combinata a 145 cavalli e una coppia di 148 Nm/m. Lo so, non è molto, ma questa Captur nasce per abbattere i consumi e le emissioni e consentire di marciare chilometri sia in puro elettrico che in ibrido. Le prestazioni però non sono male, infatti si passa da 0 a 100 in 10 secondi, mentre la velocità di punta si attesta a 172 km all'ora, insomma ben oltre i limiti consentiti. Ma la vera chicca è il cambio che potremmo definire da Formula 1, infatti attinge dall'esperienza di Renault nel Circus. Si tratta di una trasmissione priva di frizione, che nel concreto mantiene i giri del motore sempre adeguati in qualsiasi condizione, che sia velocità costante o che sia in fase di sorpasso o quando si chiede un poco di brio. Infatti la nostra Captur, a fronte di una coppia non proprio sportiva, non delude mai, anche quando gli si tira un po' col collo. Non parliamo però di una vettura sportiva ovviamente, ma di una confortevole auto per tutti i giorni. Trattandosi di una full hybrid non aspettatevi di fare lunghe percorrenze in elettrico, infatti si può usare fino a 3 km, obiettivo che, a dire il vero, non sono riuscito ad ottenere. Ma il vero vantaggio è l'abbattimento dei consumi. Infatti qui davvero sono riuscito a fare numeri da record, 5,5 litri per 100 km. Un dato sorprendente per un'auto che supera i 1600 kg. Molto interessante il multisense che offre la possibilità di settare alcuni parametri e modificare sensibilmente la guida di questa Captur. Infatti se andate in sport tutto diventa più reattivo, dallo sterzo alla risposta del motore, mentre in eco il risparmio è davvero assicurato. Ma possiamo anche optare per i save, che vi consente di aumentare il valore rigenerativo accumulando energia nella batteria, che vi può servire ovviamente quando entrate nel traffico cittadino. Ma attenzione, qua i consumi si alzano. Il piacere di guida si amplifica anche attraverso le varie sensazioni che riesce a trasmettere questa Captur. Parliamo di un sistema di sospensioni molto efficace che assorbe la qualunque, anche in strade complicate. Non a caso parliamo di una B-SUV che, nonostante ha la trazione anteriore, riesce a muoversi con una certa agilità anche in terreni non proprio lisci o cittadini. Parliamo dell'impianto frenante che secondo il mio punto di vista è abbastanza bilanciato. Per quanto riguarda invece la risposta sul pedale, nessun problema, spugnosità ridotta al minimo, perché qua parliamo ovviamente di una vettura che usa l'impianto frenante come rigenerazione delle batterie. Bene anche la dotazione di ADAS con una frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo, lettori di cartelli stradali e pedoni, pertanto qua siamo già in piena regola con le future leggi che impongono che tutte le vetture abbiano il lettore di cartelli stradali. Insomma, una suite quasi completa. Cosa dire in conclusione di questa nuova Renault Captur? Nuova per modo di dire, perché effettivamente è sul mercato già da qualche anno. Ricorderete che l'avevamo provata in anteprima circa 2 anni fa. Dunque un'auto che mi ha convinto, un'auto che si presta bene all'uso cittadino, ma anche all'utilizzo per una famiglia che vuole usarla come macchina principale, non solo come seconda macchina, ma potrebbe andare benissimo per le flotte ed anche per i professionisti. Insomma, una versatilità a 360 gradi con le sospensioni che abbiamo a disposizione va benissimo in qualsiasi percorso. Dunque, nuova Renault Captur, secondo il mio punto di vista, promossa. Nuova Renault Captur Hybrid viene offerta in una gamma davvero molto ampia, sia di modelli, allestimenti e motorizzazioni. Se volete scoprirla nel dettaglio vi invito ad andare sul nostro sito www.shocarnews.it, dove tra l'altro troverete il configuratore. Se volete c'è anche la possibilità di scriverci e mandarci delle domande attraverso il nostro numero di SMS o WhatsApp e risponderemo proprio a tutti. Ci sono i nostri profili social Instagram, Facebook e TikTok, e se non l'avete ancora fatto vi invito nuovamente a iscrivervi al nostro canale di YouTube ed accedere alla campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Se vi è piaciuta la recensione, vi è interessato, mettete un like, e con questo è davvero tutto. Alla prossima!